Giardinaggio pasqualizio con Ovetta e Liquirizio. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi giardinaggio pasqualizio. Sì, lo so che si dice liquirizia, ma non mi faceva la rima, non mi faceva la rima. Oggi vedremo un modo creativo per assemblare un segnaposto, ma anche un regalino pasquale veramente, veramente originale. Faremo giardinaggio con un ovetto confettato, delle caramelle un po' speciali alla liquirizia e un tocco di pittura. Questo video è un video speciale perché è in collaborazione con un canale che io adoro. I conduttori di questo canale sono due persone veramente simpatiche, alla mano, divertenti. Poi loro mi fanno ridere sempre, da quando apro ogni loro video fino a quando lo chiudo. Infatti questo è un video in collaborazione con il canale di cucina Due Cuori e Una Cappa. Dite che c'è un conflitto di interessi? No! Dite che sono di parte? No! Ma perché pensate queste cose? Non è assolutamente vero! Su Due Cuori Una Cappa potrete vedere un dolcetto coniglietto molto simile a questo lavoretto. Vanno tutte in rima, ragazzi, che dite? Però davvero sfizioso e divertente. Quindi, dopo aver visto questo video, dopo aver messo un bel like e dopo averlo condiviso sulle vostre pagine Facebook, andate subito su Due Cuori Una Cappa a vedere l'alternativa un po' più tenera e un po' più mangereccia di questa. Lì c'è da mangiare un po' di più. Quindi bel video pasquale in doppio, idee simili ma molto molto differenti, vedrete. E poi ditemi qual è il progetto che vi è piaciuto di più, se quello di Due Cuori o quello di Arte per Te. Tanto non mi offendo, sono sempre io. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per il nostro giardinaggio pasquale. E allora ci occorrerà un vasetto in terracotta, poi un bicchiere con dell'acqua, un colorante alimentare verde, un pennellino molto piccolo, poi della raffia verde, poi dei sassolini, ma non dei sassolini normali, guardate che belli questi. In realtà sono delle caramelle alla liquirizia e le trovate in tutti i negozi di caramelle. Simulano le pietre, ma sono appunto caramelle. E poi ci occorrerà un pezzettino di raffia del colore che preferiamo e un puntino di colla. Io userò l'attaccatutto, ma potete usare anche la colla a caldo. Poi un ovetto confettato verde. Questo è della Lindt. Lo trovate appunto in tutti i negozi Lindt e molte caramellerie. Potete comunque usare anche delle uova di gallina alimentari e magari colorarle con gli appositi coloranti. Questi li ho presi alla Lidl per poco più di un euro. Io invece preferisco fare un pensierino tutto caramelloso. E poi come fioritura del mio cactus, perché questo stiamo andando a fare, un fiorellino di zucchero. Anche queste decorazioni le ho prese alla Lidl per poco più di un euro. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo il nostro ovetto, il nostro colorante, bagniamo la punta del pennellino nell'acqua e stemperiamo con un po' di colorante. Io userò addirittura questo che è già presente nel tappo. Guardate che il colorante tinge moltissimo, quindi partendo dal centro facciamo delle linee. Circondiamo tutto il nostro ovetto con una linea e non importa che sia continua, a croce diamone un'altra lungo tutto il corpo dell'ovetto e adesso ne diamo una a metà di ogni spicchio. Una volta segnato tutto il corpo dell'ovetto, facciamo le spine con delle X. Così. Su ogni linea qualche spina. Mettiamo da parte l'ovetto ad asciugare. Prima di montare il tutto, su tutto il giro del vasetto, appunto, un giro di raffia, così. Voilà,
e chiudo. Quindi creo un fiocchetto con un filo solo di raffia verde e della raffia bianca, lo passo così tra due dita più volte, quindi taglio, prendo un altro pezzettino di raffia bianca, passo in mezzo e chiudo il fiocco. Chiudiamo con il fiocco, con un nodo, eliminiamo l'eccesso, con un punto di colla appoggio il fiocchetto, voilà. Quindi prendo un po' di raffia verde, la avvolgo così molto disordinatamente, la inserisco all'interno del mio vasetto, quindi inserisco ben bene così, prendo le mie caramelline e le metto dentro. Sistemate le caramelle un po' così sparse nel vasetto, metto il fiore sul mio cactus. Facciamo sbocciare il nostro cactus aggiungendo una decorazione. E allora, come si mette? Un po' d'acqua e si attacca. Del tutto facoltativo potete aggiungere il segnaposto e in questo caso scrivere il nome del commensale. Chi sarà il mio? Si accettano scommesse! Quindi mettete il nome del commensale che avete scritto sull'etichetta e il vostro cactus segnaposto dolcioso, speriamo non cada nulla, è pronto per essere portato sulle vostre tavole. Eccolo qua, adesso vi faccio le foto così si vede meglio, se no cade tutto come vedete. Vi faccio le foto e noi ci vediamo dopo. Cactus molto dolce, non punge e sorprenderà i vostri commensali. È un segnaposto veramente veramente divertente. Io tratto ispirazione da Pinterest. Spero che questa proposta primaverile fresca che faccia sbocciare sulle vostre tavole tanti angoli di verde vi piaccia. Se è così, ve l'ho già detto quello che dovete fare: pollice in su, tanti commenti qui giù e correre su due cuori una cappa per vedere il video gemello a questo, quello col coniglietto goloso. E poi fatemi sapere quale vi piace di più. Basta parlare, andiamo a preparare i nostri segnaposto. Io ne approfitto per ringraziarvi tutti per l'affetto che mi avete dimostrato durante la trasmissione Siamo Noi. Ragazzi, siete stati un fiume di energia positiva, un fiume di affetto. Veramente grazie, grazie di cuore. Ogni volta che io mi metto qui davanti alla videocamera ho ben presente che dall'altra parte ci siete tutti voi, tutti così tanti e così gentili con me, quindi grazie, grazie infinitamente. Se sentite urla dietro, Cenzo con un suo compagnetto qui a casa stanno facendo cose inverosimili, quindi vi ringrazio enormemente, auguro a voi e alle vostre famiglie una Pasqua serena e gioiosa. Un pensiero speciale a tutti coloro che tanto bene non stanno, magari questo è proprio un pensierino da portare anche alle persone che stanno in ospedale, che sono inferme, è un modo delicato per portare un po' di energia positiva, un po' di gioia, un po' di proposizione ad una vita migliore. Una piccola cosa certe volte fa più di tante grandi cose. Quindi ragazzi, buona Pasqua a tutti, buona Pasqua alle vostre famiglie. Questo è il periodo più bello, la preparazione ad ogni festa, godetevela fino in fondo e noi ci vediamo qua sempre per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao.